Al limite, sul destro, vuole calciare, deviazione, poi ancora Mertens! L'ha presa Lloris! Era stato sfortunato nel primo rimpallo, fortunato nel secondo perché il pallone gli è rimasto lì. Poi insiste la Roma con Keita che crossa, non malissimo! E la palla è dentro! L'ha messa lui! Indovinate un po'! Dries Mertens! Calcio a Wembley, occhio a Florenzi che si è inserito, fino in fondo Florenzi, fino in fondo Florenzi, è 2-0 al dodicesimo, è calcio champagne. Tocco centrale per Schick che è rientrato in tempo dal fuorigioco, allora Mertens scava ancora il pallone per Schick, 3-0, è un delirio a Wembley, il Tottenham non è sceso in campo. Passa con la suola, passa su tutti, va in fondo, Mertens! E Roma che cala il poker! Guardate il 4, guardate i colori, Wembley è giallo-rossa! Tocco centrale, per Schick, al limite, gli va dentro Sharawi, pallonetto a servire Stefan! È indiscutibilmente un ottimo avvio di stagione quello della Roma, che è sempre in testa al campionato di Serie A e ha anche ripreso il cammino in Champions League vincendo, anzi stravincendo a Wembley contro il Tottenham. Però almeno per quanto riguarda la Serie A sappiamo che la stagione è sicuramente ancora lunga e ci sono squadre come ad esempio la Juventus che sono lì, sono dietro e anzi avendo già giocato sono anche avanti. Così come la sorpresa clamorosa di questo campionato che è il Sassuolo a pari punti con la Roma. Roma quindi obbligata a vincere contro l'Atalanta, la Trevi Azzurri d'Italia, quindi buon pomeriggio, non facciamo scherzi e prendiamoci 3 punti. Sempre Ruben Ribeiro che allarga in direzione di Edmilson Junior. Ancora Ribeiro che va in porta, un tiro cross in suo, Alisson c'è. 22-0-0. Sta scendendo anche Mertens che ha fatto il movimento, Barega inventa e inventa bene un gran pallone, quindi Mertens di tacco a servire Perotti, grande palla di Mertens, Perotti dietro, De Rossi, Papu Gomez a salvare, poi Nainggolan al volo, tripla deviazione, si salva l'Atalanta, ma che brivido e che bella azione della Roma. Occhio che qui si è infilato Paloschi molto bene, può andare il 18, Alberto Paloschi, ingresso in aria, Paloschi la mette sul secondo palo, Florenzi salva, poi Under, la palla rimane lì, Ilicic sul destro e salvataggio decisivo di Manolas che praticamente addomestica il pallone per Alisson. Qui la Roma se l'è vista brutta in contropiede. E anche l'ultimo atto del primo tempo, 0-0, primo tempo che passa agli archivi all'Atleti Azzurri. Primo tempo abbastanza equilibrato per la verità tra Atalanta e Roma. Le due squadre si sono aggredite, tanta confusione, insomma punteggio giusto. Insiste l'Atalanta che è partita aggressiva in questa ripresa. Alisson ancora decisivo a salvare, poi va a lottare su questo pallone Schick alla meglio del suo avversario, quindi De Ligt infila ancora, grande idea di De Ligt, la palla poi sbuca fuori per Nainggolan, rimpallo che lo favorisce, sinistro! Nainggolan si inventa il gol dell'1-0, passa la Roma al minuto numero 10 del secondo tempo. E allora gol importantissimo per il capitano, che è diventato capitano dopo l'uscita dal campo di De Rossi, per il ninja insomma, un gol importante per la Roma perché è cercato questo gol, è voluto, importantissimo, gol che porterebbe nuovamente la Roma in testa a questo campionato a quota 20 punti, quindi Roma che comunque rimane avanti sempre con Florenzi, che gli dà da lì può andare al cross, c'è Barrega solo, la palla fuori ancora per Nainggolan che se la porta sul destro, riprova a calciare, Nainggolan ci ha preso gusto, un'altra meraviglia, un altro gol da fuori, è 2-0 Roma a 25 dal 90esimo, la doppietta del belga e questo è un gol più bello di quello di prima, anche se forse quello di prima merita tanto proprio perché è con il sinistro, ma qui non la vede proprio Berisha. Ancora Raja Nainggolan che fa 2-0 Roma. Gagliardini, centrale da Papu Gomez. Ruben gliela porta via Under, grande recupero, c'è dentro anche Schick, Under lo serve, Schick, palo da parte della Roma. E anche quest'anno torniamo a colpire legni, era un po' di partite che non ne colpivamo. Si è rifatto subito Schick, largo il pallone per Barrega, centrale c'è Mertens completamente solo, Barrega lo vuole e lo serve, Mertens al limite sul sinistro, Mertens! 3-0 per la Roma, sono 6 in campionato per il belga e cominciano ad essere tanti, 6 gol in 9 partite per il numero 11, Atalanta 0 e Roma 3, adesso vola la squadra di Marconi, vola la Roma in testa alla classifica. E allora 3 fischi, 3 punti come i 3 gol. È la prima volta che la Roma non prende gol in stagione. Ho aspettato l'ultimo proprio secondo, il fischio finale per dirlo, perché anche nelle vittorie più belle, mentre ci sono chiaramente i fischi per questa incassata
sconfitta da parte dell'Atalanta nel corso poi del secondo tempo, perché l'Atalanta si era comportata abbastanza bene nel primo, ma vi dicevo, anche quando la Roma aveva stravinto in questa stagione, vedi Wembley, vedi il Bari, e quindi vedi questo episodio, perché per il resto abbiamo vinto sì, ma stravinto no, e non aveva mai tenuto la porta inviolata, no? Non c'era stato mai il clean sheet che invece abbiamo per la prima volta. Lasciate da subito un like, perché questo sarà un episodio fondamentale. OneFootball, la mia app di riferimento per il mondo del calcio, per le notifiche in tempo live, risultati, formazioni e molto altro. Roma-Napoli ad aprire l'episodio, poi Roma-Ajax e la gara contro la Samp, che sarà sempre a Roma. Quindi tre partite casalinghe. Abbiamo una gara contro il Napoli che è molto importante, seppur sulla carta non un big match o comunque uno scontro diretto. Vi dico questo perché il Napoli è molto giù in classifica, ma comunque potrà darci filo da torcere, quindi attenzione. Un anno fa, qui allo Stadio Olimpico, il Napoli era lanciatissimo al vertice della Serie A, la Roma in piena difficoltà, in piena crisi, la formazione giallorossa riuscì comunque a vincere e a rilanciare in parte la propria stagione. Ecco perché 12 mesi dopo abbiamo motivo di credere che i partenopei proveranno a fare quantomeno la stessa cosa, se non comunque ad uscire con onore, perché ci sono delle partite che contano più delle altre, partite che ti offrono delle motivazioni al di là della classifica. Partite come Roma-Napoli, buonasera a tutti per il derby del sole. Se la ritrova ancora Bashuai, che la gira dentro, poi De Rossi inventa Mahrez, buca subito Sepe, è tutto buono, Roma 1, Napoli 0. Napoli che però regala il pallone alla Roma con Nainggolan. Si è mosso Bashuai davanti, il tocco è per Schick, eccolo Bashuai che si è inserito fino in fondo, scava il pallonetto, traversa di Bashuai, clamorosa, all'ottavo minuto e Roma vicino al 2-0. Ritorna da Emerson Palmieri, Roma che comunque sta facendo la partita senza troppi problemi. Ogni tanto chiaramente il Napoli va verticale, può causare problemi. Qui si è mosso Schick, l'ho visto Bashuai, lo vuole mandare in porta, Schick arriva al sinistro, Schick ha raddoppiato la Roma con un gioiello dell'attaccante cieco, 2-0 Roma al 33esimo. Senza palla Mahrez, prova a lanciarlo Schick con il destro, Mahrez arriva sul pallone, attenzione a Mahrez, in aria, va sul sinistro, calcia, 3-0 Roma, ancora Mahrez, doppietta e 3 in campionato come i gol della Roma. Al 41esimo il Napoli è in vacanza, in particolare sulla corsia di sinistra, perché gli stiamo facendo malissimo su tutti e 3 i gol. Amavi si è addormentato, qui addirittura ha regalato palla a Mahrez che non poteva non segnare. Roma 3, Napoli 0. Non rientrano dagli spogliatoi De Rossi e Bashuai, dentro al loro posto Pellegrini e Mertens, che comunque 45 minuti contro il suo ex Napoli se li deve fare. Nainggolan sta andando senza palla, Keita, tocco è per Mertens, Schick, è partito Keita a sinistra, c'è anche Mahrez al centro che vuole la tripletta, arriva il pallone, eccola qui la tripletta e la Roma cala il poker, 3 gol di Mahrez al Napoli, forse non vorrei andare errato ma penso proprio di no, è la prima tripletta in maglia giallorossa per Riyad Mahrez e allora 4-0 al 66esimo, partita che se non si fosse già capito è da un bel pezzo in cassaforte. Finisce qui una grandissima Roma, forse la migliore della stagione dopo quella di Wembley e direi proprio la migliore sicuramente allo Stadio Olimpico, anche per il fatto che abbiamo tenuto la porta inviolata. Batte, stravince, sotterra il Napoli per 4-0 con tripletta di Mahrez. Questa è stata, insomma, questo è stato l'esito della nona giornata. Questo sicuramente è un po' il riassunto di un inizio di campionato che sicuramente sì, ci ha detto qualcosa, ci ha detto che siamo forti quest'anno, siamo molto forti, ma la stagione è ancora lunga, sarà importante essere attivi su tutti i fronti, perché il nostro obiettivo non lo abbiamo detto ma l'abbiamo capito un po' tutti per questa seconda stagione, e quindi se a marzo saremo ancora così forti in tutte le competizioni allora avremo i nostri meriti. Per il momento godiamoci questo bel periodo e restiamo concentrati. Tra l'altro sono talmente cieco che non avevo visto l'Udinese, quindi chiaramente, vabbè, ve l'avrò messa una piccola schermata all'inizio, avete già capito se avete visto il calendario, Udinese-Ajax ci restano, non Ajax e Samp, quindi non cambia nulla, dobbiamo restare assolutamente concentrati, andare a Udine, fare la nostra partita, prenderci 3 punti, ma ammirare anche un Sassuolo clamoroso, ragazzi, perché a questo punto ha un senso anche quel pareggio casalingo, no? Ok che siamo stati beffati,
Però comunque per il momento abbiamo, sì, diverse perché siamo ancora alla nona giornata, ma una vera diretta concorrente, la seconda in classifica, che è il Sassuolo. La classifica conta poco, pochissimo, se pensiamo che l'anno scorso, per fare un esempio, l'Udinese era tra le ultime tre in classifica, eppure ci rubò 3 punti qui, beffandoci nel finale ma meritando, legittimando con un'ottima prestazione quella sfida, perché se la Roma gioca da Roma può battere chiunque, ma se, come qualsiasi squadra nel mondo del calcio, non utilizza la giusta testa, la giusta mentalità e le giuste motivazioni, allora può perdere contro tutti. Perotti. Largo per Antonio Barreca, interno Mertens, pallone per Dris, va anche dentro Perotti, servito destro di Perotti, troppo debole, Meret c'è. Kicina, Udinese che è cresciuto tanto nel corso del primo tempo, Lasagna mette il cross teso e il rimpallo favorisce la Roma, bravissimo Juan Jesus qui. Va con il sinistro Kicina, Lasagna in bocca ad Alisson e questo forse è l'ultimo squillo del primo tempo. Eh sì, è così perché si chiude qui. 0-0, la prima frazione di gara tra Udinese e Roma, una buona Roma, più che buona forse discreta, perché per il resto, come dicevo in telecronaca, la Roma ogni tanto si piace un po' troppo e quindi l'Udinese ha delle possibilità, infatti sono cresciuti molto nella seconda parte, bisogna fare molto meglio, essere più concreti e convinti di portare a casa la partita. E quindi Nainggolan, Roma che vuole andare in contropiede, poggio di Mertens per El Shaarawy. Che vuole andare, Mertens senza palla, il Shaarawy va in percussione, va dentro anche Perotti, servito, grande palla di El Shaarawy per Perotti! Che la mette in fondo al sacco! Passa la Roma al decimo del secondo tempo, Perotti per l'1-0. Gol importantissimo questo della formazione giallorossa, il Shaarawy qui è andato in percussione, ha messo il turbo e poi ha regalato una palla al Monito. D'oro, veramente d'oro, non poteva sbagliare il numero 8, Udinese 0, Roma 1. Regala palla a Mertens. Adesso ragazzi vi voglio svegli. Mertens mette subito la quinta. Roma che ha ricominciato a giocare, ha preso fiducia, deve andare anche a raddoppiare. Qui Mertens si beve un paio di avversari. Poi El Shaarawy dentro subito per Schick che calcia quasi da terra, la palla rimane lì e Meret la tiene rischiando non poco. Sempre il faraone. C'è dentro Schick servito di tacco Schick e poi Mertens si vede parare un tiro ancora da Meret. E Mertens è sfortunato ultimamente, eh. Ancora De Rossi, è partito il Shaarawy. Lancio del capitano. È ottimo, anche lo stop. E il cross per Schick! E questo è calcio champagne. 2-0 Roma. Patrick Schick segna ancora. Il gol del raddoppio, il gol che fa stare tutti più tranquilli. Al 65esimo. Qui Nainggolan saltato. Pallone per Aguirezche, Berami. Occhio all'inserimento largo di De Paul. Barrega si addormenta. L'Udinese accorcia le distanze. 2-1. Occhio a Kicina che vuole prendere il tempo a Juan Jesus. Sempre Kicina, Juan Jesus si fa saltare. Occhio che arriva il cross. Barreca dorme ancora. Ha pareggiato l'Udinese. Barreca dorme ancora. E ha pareggiato l'Udinese. Si è spenta la luce, ragazzi. Incredibile. È assurdo. Due errori di un singolo. Perché lì Barreca era solo. Sì, è vero. Però se prova ad andare in anticipo, arriva sul pallone e lo spazza via. Guardate, arriva il cross, lui va. Cioè si fa anticipare poi tra l'altro dal giocatore che marcava. Neanche a dire che è arrivato qualcuno al centro. Si fa anticipare dal giocatore che marcava. 2-2. La Roma beffata dall'Udinese. Per quanto riguarda la prestazione, la Roma ha fatto nettamente meglio. Mertens. Sta ripartendo Gerson. Occhio alla palla verso Schick che manda in porta Gerson, in aria Gerson, palo clamoroso, ancora Gerson, la palla è lì, ancora Gerson non calcia, vuole girarsi, non ci credo, non ci credo, incredibile a Udine, rimessa Roma, non è finita, Perotti, fuori da Gerson che vuole riprovare, sul sinistro, va in porta, Badu la prende in pieno, poi la palla verso il centro e Shaarawy si addormenta, Pezzella, sempre Shaarawy chiuso e si salva l'Udinese. Clamoroso, poi Barreca che adesso si sveglia tutto d'un pezzo per provare a rimediare in qualche modo i due errori. Mertens va dentro Perotti, c'è che Schick, Mertens scava il pallone verso El Shaarawy che palla di Mertens, calcio d'angolo, fallo battere, angolo Roma, ultima azione di partita per provare a rimettere le cose a posto. Perotti verso il centro, Manolas, la palla è lì, calcio di rigore, dammelo, dammelo il rigore, finisce qui, 2-2. Alla Dacia Arena, con
Colpaccio dell'Udinese che ferma la Roma capolista, e forse capolista non sarà più, visto che il Sassuolo ci inseguiva in maniera importante, anche la Juventus, insomma, tutte attaccate, ma ci può stare, per carità, non muore nessuno. Se non vinci una partita non le puoi vincere tutte, soprattutto perché poi adesso c'è l'Ajax, quindi voglio dire, non è a maggior ragione, non è per l'Ajax che abbiamo pareggiato questa partita. Ma anche fosse, insomma, non sarebbe la fine del mondo, la stagione è lunga. La Champions League regala sempre delle emozioni particolari, noi lo sappiamo bene, vogliamo continuare a viverle queste emozioni. Per farlo però, data la prestazione dell'andata, sarà importante metterci il cuore, la testa, le gambe, insomma fare la partita della vita, perché questo avversario ha dimostrato di essere sicuramente molto imponente, molto importante, non il migliore a livello internazionale sicuramente, perché se l'anno scorso ce la siamo giocata contro il Barcellona, sicuramente possiamo farlo con tutti. Questa è la Roma con Zieler, Florenzi, De Ligt, Fazio ed Emerson. In difesa Nainggolan e Pellegrini, che è la novità a centrocampo. Poi ormai sta diventando insomma l'attacco delle grandi occasioni, o il centrocampo fate voi, perché Keita lì a sinistra sta diventando una garanzia. Marez sta sicuramente migliorando e quindi gioca. Poi comunque abbiamo visto a Udine, nonostante la non vittoria, Shaarawy è entrato dalla panchina e ha fatto benissimo, quindi anche stasera potrà fare così. E poi Batshuayi e Mertens davanti. Questo invece l'Ajax, 4-3-3 con Dolberg, Johnsen e Neres lì davanti. Parte Nainggolan, è uno schema, palla fuori! Era andato in acrobazia Florenzi, sarebbe stato un grandissimo gol, o comunque un grandissimo tentativo. Insiste la Roma con Pellegrini, c'è Batshuayi al centro, arriva il cross, Batshuayi non arriva, Recio la mette fuori. Quindi Dolberg mette la palla dietro, attenzione a Eiting in area di rigore, Eiting sul sinistro, Fazio in calcio d'angolo. Reazione dell'Ajax, quasi rabbiosa. Tra le poi liberare Batshuayi, c'è anche Mertens in zona, Batshuayi sterza, tocca per Mertens, ancora Batshuayi in area, sul sinistro, calcia! E la palla è sul fondo. Neres mette dentro il pallone al limite, Ziyech inventa, Van de Beek, Zieler c'è. Qui Emerson ben posizionato, però sbaglia il tentativo di stop, quindi Neres lo rincorre Keita che gli morde le caviglie. Neres tiene il possesso, prende il fondo, vuole crossare, riesce a passare, sempre Neres sul sinistro, poi mette dentro, Dolberg si gira, Ajax in vantaggio. Grande gol di Dolberg, grande gol dell'Ajax al 23esimo del primo tempo. Ha fatto tutto bene Neres, l'ha tenuto come poteva Keita, poi Dolberg si è girato in un fazzoletto e ha pescato l'angolino. Nulla da dire, Ajax in vantaggio. C'è Batshuayi in zona, servito, poi ancora Nainggolan che calcia in porta, la palla è al lato. Pronto Ziyech, sinistro ad uscire, Marez la mette giù addirittura, però dovrebbe far scattare il contropiede, cerca Mertens, pallone che arriva, occhio al movimento di Batshuayi che viene mandato in porta, Batshuayi deve tenere su Recuera, prova a tenere con il fisico, ancora Batshuayi che alza il pallone, sta arrivando Keita che la mette in porta, pari della Roma al 37esimo con Naby Keita. Grandissimo lavoro da parte di Batshuayi e 1-1 allo Stadio Olimpico, sotto la Sud, la riprende la Roma. Florenzi che la gira per Pellegrini, Marez, è andato senza palla Mertens, ecco il pallone ancora per il belga, uno contro uno di Mertens, Veronica, numero di Mertens, in area, Mertens, 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 ed è il gol di Mertens, si è inventato un gol pazzesco, un gol meraviglioso, un gol incredibile, un gol alla Mertens, un fenomeno all'Olimpico. Dries Mertens, Roma 2, Ajax 1. Primo tempo in
in archivio, la Roma conduce per 2-1, Roma che era passata in svantaggio a causa del gol di Dolberg, poi pareggio dell'inquadrato Nabi Keita, gol del sorpasso in realtà attribuito a Onana, quindi autorete, peccato perché Mertens meritava che il gol fosse attribuito a lui. Grandissima copertura difensiva del brasiliano. E poi contropiede Roma con Bacioli, che serve Keita. C'era anche fallo su Emerson, ma si gioca chiaramente con Keita. Contropiede Roma, sta arrivando Bacioli dietro. Servito Bacioli, la piazzata e l'ha messa sul fondo. De Jong, Dolberg nello spazio, inventa un gran pallone per Johnsen dalla sinistra nel rigore. Johnsen la mette dentro. Pareggio dell'Ajax al 72esimo. Arriva il gol e la doppietta per un Dolberg in palla a livelli incredibili, perché ha fatto davvero una gran partita. 2-2, aiutiamoci. Stafilidis con Nainggolan che gliela porta via. Attenzione, Nainggolan lì può crossare, prende il fondo, arriva il cross alto sul secondo palo, e qui forse non era la soluzione migliore alzare poi il Sharawi, forse anche con un braccio deve difendere il pallone con le mani. Emerson verso Perotti, la palla è buona per Nainggolan, poi Pellegrini. Affrettiamo i tempi, occhio al Sharawi, da Bacioli, destro! Destro! Di Bacioli, che doveva segnare il gol più pesante da quando è a Roma, proprio stasera, 3-2! E Roma che ritorna in vantaggio, ancora Roma, ancora in vantaggio la squadra giallorossa, e 3-2, con Onana qui messo malissimo sul destro di Bacioli, che però è stato bravo a spostarsela subito sul destro e a calciare. 3-2 per la Roma, impazzisce l'Olimpico, esulta Bacioli, che comunque qualche gol pesante ce l'ha regalato da quando è qui. 3-2 per la Roma, e ora corre Johnsen, va in tackle Pellegrini, la mette fuori, game over! La Roma batte l'Ajax e si ricandida in maniera ufficiale più che mai per il passaggio del turno del girone, che si era messo malissimo dopo due sconfitte. Poi però due vittorie più che convincenti, quella con il Tottenham, vittoria eroica a Wembley per 5-1, quella di stasera è una vittoria complicata, una vittoria sofferta, è una di quelle vittorie che ci piacciono e che ci fanno urlare d'emozione. È 3-2 per la Roma, e grazie Roma, ed è anche finito l'episodio. Quindi io vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, anche perché comunque insomma ci stiamo divertendo ultimamente con sia con i risultati che con le prestazioni. Detto questo, commentate qui sotto sempre per lasciare consigli, ditemi la vostra su di me, su di voi, su chi vi pare. Iscrivetevi se non lo siete già, ci becchiamo nei prossimi video con i prossimi episodi. Bella, e grazie a tutti. E ci parla d'amore.